Io sono Dori. Soffro di perdita di memoria a breve termine. Sì! È esattamente così che devi dire. Sì. Bene, bene. Ora fingiamo d'essere altri pesciolini. Ciao, Dori! E là! Ti va di giocare a nascondino? Va bene, mi piace giocare. Noi ci nascondiamo, tu conti e vieni a cercarci. Va bene, papà. No, no, non papà. Io sono il pesciolino simpatico che vuole essere tuo amico, d'accordo? Va bene, papà. No. Mi sono nascosta. Ora conta fino a 10. 1, 2, 3, 4. Mi piace la sabbia, è squisciosa. Mamma, vado a giocare con loro. Bisogna stare lontano dalla risacca. Come faceva la filastrocca che abbiamo imparato? Che faccio se vedrò che c'è risacca? Ci andrò! No, no, cavolo no! D'accordo? Proviamo di nuovo. Che faccio se vedrò che c'è risacca? Mi ci tufferò. La risacca io vedrò e poi mi ci tufferò. L'ho dimenticato di nuovo. No, tesoro, va tutto bene. Non è niente, tesoro. E se mi scordassi di voi? Potreste mai scordarvi di me? Oh, Sempiolina, no. Non ti dimenticheremo mai, Dori. E sappiamo che non ti dimenticherai mai di noi. Hai sentito? Come? Che cosa? Ho sentito dire c'è qualcuno. Chi? Chi ha detto c'è qualcuno? Non lo so, Stan, ma io ho appena sentito dire c'è qualcuno. Senti, ci sono un sacco di pesci qui. Chiunque potrebbe aver detto c'è qualcuno. Qualcuno? Ecco. Dove? Laggiù, là, proprio là. Dove? Dove guardo? Là. Oh. Ehi là. Ehi là. Come? Ehi là. È una piccina. Ehi là. Piccola. È là. Laggiù. Dove sei? Ciao. Ciao. Io sono Dori. Puoi aiutarmi, per favore? Ciao, Dori. Dori, ti sei persa? Dove sono i tuoi genitori? Non me lo ricordo. Oh! Daremo un'occhiata in giro. Sono tra questi pesci? Ciao, io sono Dori. Puoi aiutarmi, per favore? Cosa? Tesoro, ce l'hai appena detto. Davvero? Scusatemi. Soffro di perdita di memoria a breve termine. Oh, è terribile. Perdita di memoria a breve termine. Va bene, tu aspetta qui un secondo, va bene, tesoro? Che c'è? Stai. Cosa? Che cosa facciamo? Si è persa. Non lo so, insomma, che cosa vuoi che faccia? Cosa? Voglio dire... Lei non ricorda nulla. Chissà da dove è venuta. Wow. Non sei di aiuto. Sto solo. Dori, tesoro, che ne dici? Aspetta. Dori. Non è una cosa buona. Dori. Ehi, Dori. 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 Io sono Dori. Ho perso i miei genitori. Io sono Dori, soffro di perdita di memoria. Ciao, ho perso i miei genitori, mi aiuti? Dove li hai visti l'ultima volta? Buffo, ma l'ho dimenticato. Oh, tesoro, vieni a nuotare con noi. È l'offerta più carina che abbia ricevuto oggi. Mi pare, non riesco a ricordare. Comunque, grazie, ma sto cercando delle persone. Oh, non ricordo. Ciao, io sono Dori. E per qualcosa che ho detto? Scherzavo. Ok. Tanto non tornate. Stavo cercando una cosa, io... Ok, la serratina intima, capisco. Divertitevi. Spero che tu riesca a trovare quello che cerchi. Lo spero anch'io. Hai idea di che cosa fosse? Scusate. Va bene. Magari ci si vede un'altra volta, eh? Non fate che sparite. Per
riuscirò. Io devo trovare quella barca. Una barca? Io l'ho vista una barca. L'hai vista? Ah, di qua, è passata di qui, seguimi. Grazie, grazie, mille volte grazie. Klaus. Klaus, la pinnetta peggio. Spaventoso del viaggio sono stati quattro squali. Aspetta, erano tre gli squali? No, erano proprio quattro. Ma l'ultima volta erano tre. Figliolo, chi di noi due ha attraversato l'intero oceano? È stato bravo. Beh, noi l'abbiamo attraversato per ritrovarlo, ma lui l'ha fatto per primo. Immagino che sia così, non è vero? Ce l'avete fatta! Stavate per perdervi la gita. Una gita? Io adoro le gite. Dove si va? Credevo gliel'avessi detto. Gliel'ho detto. Dory. Sì? Il maestro Ray oggi ha davvero troppi pesci a cui badare, quindi credo sarebbe meglio se oggi tu non facessi parte della scolaresca. Oh, perché no? No, perché a volte tu hai dei problemi a ricordare le cose. È l'unica cosa che mi ricordo, sì. Oh, ok, e a volte non è colpa tua, ma può portarti a vagare. E il maestro Ray non ha il tempo di preoccuparsi di pesci che vagano. Certo. In pratica lui non ha nessuno che lo aiuti. Poverino, e lui è così carico di lavoro. Quindi capisci? Capisco perfettamente. Ok, bene. Lui vuole che io gli faccia da assistente. No, non è esatto. Wow, sono davvero onorata. Non ho mai fatto da assistente a un maestro prima d'ora. Maestro Ray ha un assistente. Ok, allora. Va bene, piccoli? Va bene, piccoli. È il gran giorno. È il gran giorno. La gita alla migrazione delle razze. Migrazione delle razze. Allora, qualcuno sa perché migriamo? Avanti, dovreste saperlo. Migrazione significa tornare a... Letto! Sì. No. No. La sabbia! No, migrare significa tornare a casa. No, da dove proveniamo? Da dove proveniamo? Qualcuno sa da dove proviene? Io abito accanto a una roccia. Io ho tre gratte di corallo da qui. La mia casa è coperta di alghe. E tu dove sei cresciuta? Io? Non lo so. I miei genitori dove sono? Posso aiutarvi? Scusate, l'avevo già detto prima. Vedete, io so... E come fai a ricordare che hai dei genitori visto che perdi la memoria? Bella domanda, bella domanda. Vedi, riesco a ricordare certe cose perché sono logiche, come... Beh, che ho dei genitori. Lo so, perché devo essere venuta da qualche parte, giusto? Tutti hanno dei genitori. Magari non ricordo i loro nomi, che aspetto hanno. Forse non sarò mai capace di ritrovarli, ma... Di che parlavamo? Mamma e papà. Mamma e papà, giusto. Perché parlavamo di mamma e papà? Oh, è quella lezione. Oh, perché io? Ok, mi sembrate un tantino giovani, ma d'accordo. Vedete, piccoli, quando due pesci si vogliono bene... Direi di fermarci qui. Salite a bordo, esploratori. Sento che sta per arrivare una canzone sulla migrazione. Oh! La nostra lezione sulla migrazione. Ma perché non vedo nessuno con me? Oh, sfondo tutti lì! Io appena controllato in base alla posizione solare! Oh, allontanatevi dal bordo! Ok, sentito? Allontanatevi dal bordo, andiamo! Così siete tra...
troppo lontani! Troppo lontani, andiamo, andiamo, tornatelo giù, tornate indietro. Ora, vi dovete ascoltare molto bene. Forza, ascoltate! Quando le razze passeranno da qui? Le razze passeranno da qui? A che cosa dobbiamo fare attenzione? Dovete fare attenzione a cosa, mm? Alla risacca! Esatto! Esatto, la risacca. La risacca. Perché la corrente generata dal battito delle pinne è molto forte. E se non fate attenzione potete essere rinforzati. Come fanno le razze a sapere dove andare? È grazie all'istinto, Nemo. Qualcosa nel tuo profondo che non sente indicare che devi ascoltarlo per forza. Come una canzone che conosci da sempre. E io sento già la mia! E posto dove so, che io sono nato e quale sempre apparterrò. Torno a casa mia, il cuore già sa quale strada seguirà. È un viaggio che è scritto. Qualcosa così. Mi sono ricordata qualcosa! Mi sono ricordata una cosa importante! Una cosa importante? Che cosa? Cos'era? Non ne sono più sicura, ma mi sembra che fosse. Va bene, grazie, maestro Ray. Andiamo, forza, cerca di ricordartelo. Non fare la solita Dori. Non lo so. Io. Aspetta. Che c'è? Ti sei ricordata? Non me lo ricordo. Era qualcosa. Era qualcosa a proposito del gioiello di Morobe in California. I miei genitori! Mi ricordo i miei genitori! Sono da qualche parte! Li devo trovare! Ragazzi, dovete aiutarmi! Ragazzi! Ragazzi, dove siete? Ragazzi! Dove siete finiti? Dori! Dove siete? Dori! Dove eravate? Sei tu che sei sparito! I miei genitori, me li ricordo! Cosa? Che cosa ti ricordi? Mi sono ricordata! La mia mamma, il mio papà! Ho una famiglia! Loro non sanno dove mi trovo! Dobbiamo andare! Dori, no! No! È una pazzia! Dove vorresti andare esattamente? Alla gemma del Baltico! Il gioiello di Morobe in California! Sì! No, Dori! La California è dall'altra parte dell'oceano! Allora sarà meglio muoversi! Com'è che ogni volta che ci troviamo sul ciglio di questa barriera, uno di noi cerca di partire? Per una volta godiamoci il panorama e basta! Che mi importa? Mi sono ricordati i miei genitori! No, no! Li abbiamo fatti i viaggi oceanici! Quella è una storia finita! L'unico motivo per mettersi in viaggio la prima volta è solo per non doverlo più fare dopo. Sì, ma io voglio... Dori, senti. Ti prego. Quello che so è che mi mancano. Mi mancano. Tanto, prima non sapevo quello che si prova. Tu lo sai quello che si prova. Sì, lo so quello che si prova. Non voglio dimenticarlo. Laggiù, da qualche parte, ci sono i miei genitori. Ti prego, Marley. Non posso ritrovarli da sola. Io dimentico. Aiutami a trovare i miei genitori. Sì, papà. Tu sai andare al di là dell'oceano, vero? No. Ma conosco qualcuno. Mistica! 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 Prossima uscita, prendi! Yeah! 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 Yeah!
stanchi, li ho già nutriti. Oh! Questo posto ha un'aria familiare. Mamma, papà! No, Tori, Tori, aspetta, aspetta! Mamma, papà! Smettila di urlare! Credi che i tuoi genitori stiano nuotando qui in giro ad aspettarti? Non lo so, ma c'è solo un modo per scoprirlo. Mamma, papà! Più forte, Tori! Mamma, papà! Cos'è stato? Aspetta, io l'ho già sentito. Ricordo qualcuno che faceva shh. Sì, brava, quello ero io. Un attimo. Vi prego, avete visto la mia mamma e il mio papà? Si chiamano Jenny e Charlie. Jenny e Charlie? Che cosa? Jenny e chi? I loro nomi! I miei genitori sono Jenny e Charlie! Sorry, aspetta! Jenny! Possiamo fermarci un attimo, Jenny, e studiare un piano? Jenny! Charlie! Siete matti? Scusi, è un tantino emozionata. Jenny! Charlie! Tori, smettila di urlare! Jenny! Charlie! Non è una buona idea arrivare in un posto che non conosciamo e attirare così tanta attenzione su di noi! Tu non capisci? Ricordo i nomi dei miei genitori, Jenny! Tori, Tori, Tori! Questi paguri sono di qui e se ci dicono di fare silenzio ci sarà un motivo. Potrebbe esserci un pericolo. Qualcosa che ha un occhio solo, dei tentacoli e una specie di becco? È un esempio specifico, ma sì, qualcosa del genere. Il fatto è che in generale è meglio non... Oh, mamma mia! Ok, c'è uno sbaglio. Ce ne stiamo andando. Lasciaci vivere e noi ti costruiremo. Ti piacerebbe un bel monumento? Mi dispiace. Sistemerò tutto. Sto bene. Vado a cercare aiuto, va bene? Va bene, quello posso farlo. Andrà tutto bene, Nemo. Ela? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ela? C'è qualcuno? Salve. Salve! Io sono Licia Colò. Oh, ciao Licia. Mi serve il tuo aiuto. Perché non vi unite a noi? Oh, sì, 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 sì. Mentre esploriamo le meraviglie dell'Oceano Pacifico e le incredibili forme di vita che contiene, ammirando Licia? La vastità della marea. Licia Colò, dove sei? Tori, eccoti qua. Ragazzi, ho trovato aiuto. Licia Colò ci dirà dove siamo. Attenta! Nessun rispetto per la vita marina. Ma che scemo! No, no, non di nuovo! Non di nuovo! Portiamola dentro e vediamo se si riprende. Dove il nostro credo è soccorso, riabilitazione e liberazione. Marlene! Nemo! Ehi, c'è qualcuno? Mi puoi aiutare? Io aiutare te? Ehi, che succede? Aiuto! Direi che abbiamo finito. Angus, sei uno scienziato, Riccardo. Dai, mi diverto. Accidenti. Va bene. Va bene. Me la cavo. Devo subito prendere un po' di
senso positivo. Ehi tu. Oh. Trottola. Oh, meno male. Ciao, io sono Dory. Mi chiamo Hank. Quanto sei malata? Malata? Sono malata. E perché saresti in quarantena? Oh no! Quanto mi resta? Devo trovare i miei genitori. Non fare l'isterica. Oh, non buono. Cosa? Cos'è? Che è successo? Che cos'è? Quella lì sono brutte notizie. È una targhetta per pesci che non ce la fanno a restare nel parco. Li trasferiscono in alloggi permanenti in un acquario a Cleveland. I pesci qui dentro tornano nell'oceano. I pesci di Cleveland restano lì per sempre. Oh, Cleveland? No, non posso andare a Cleveland. Devo andare al gioiello di Morro Bay in California e trovare i miei genitori. E questo qui, il parco oceanografico, il gioiello di Morro Bay, California, sei arrivato. Vuoi dire che io vengo da qui? Oh, i miei genitori sono qui, allora devo trovarli. Da quale padiglione vieni? Aspetta, vengo da un padiglione. Quale? Devo raggiungerlo. Ah, sarà dura, piccola. A meno che... No, non funzionerà, è troppo folle. Che vuoi dire? Dimmelo, a me folle sta bene. Sai che me ne ero accorto? C'è una cosa che potrei fare per aiutarti a raggiungere i tuoi genitori se solo tu ti... Sì, idea grandiosa! Tu mi porti da loro, come ho fatto a non pensarci? Andiamo! No, 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 se io prendo la tua targhetta, posso salire al tuo posto nel camion da trasporto e tu tornerai dentro a cercare i tuoi genitori. Non devi fare altro che darmi la targhetta. La targhetta? Oh, ho una targhetta sulla pinna. Non ti ricordi che hai una targhetta? Oh no, scusami, io... soffro di perdita di memoria a breve termine. Non ricordi di cosa stavamo parlando? Mm-hmm. Per niente, di cosa stavamo parlando? Che mi davi la tua targhetta. No, la mia targhetta mi piace, perché la vuoi? Così farò andare. Potrò andare a Cleveland. Cleveland? Ne ho sentito parlare bene, perché vuoi andarci? Perché se resto qui mi rimettono nell'oceano e ho dei ricordi spiacevoli di quel posto. Io voglio vivere in una teca di vetro da solo, è tutto ciò che voglio. Dammi la tua targhetta. Non toccare la mia targhetta. Senti. Io non lavoro qui, non ho una mappa di questo posto. Una mappa? Ottima idea. Tu mi porti alla mappa e io trovo i miei genitori. Oh, che brava. D'accordo. Se ti aiuta a raggiungere i tuoi genitori, tu mi dai. Non ho molto. Che ne dici se ti do questa targhetta? Ottima idea. Aspettare laggiù e dimentica. Quello ti riesce benissimo. Sì, papà. Ho detto così. Hai detto così, Dory. È salita in superficie ed è stata catturata. Va bene, non voglio sentire tutta la storia. Ti stavo solo chiedendo se l'ho detto. Perché, senti, se ho detto così, e non sono sicuro di averlo detto, in realtà è un complimento, perché le ho chiesto di aspettare. E ho detto, quello ti riesce benissimo. Quindi io... Oh, è colpa mia. È tutta colpa mia se l'hanno rapita e portata in questo posto che non sappiamo cos'è. E se fosse un ristorante? Ehi, voi due! Piantatela! Mi amo! Avete interrotto il mio sogno preferito! Quello in cui stai sdraiato su questo scoglio? Sì. Oh, quello è proprio un bel sogno! Ah, sì, non è vero. Il mio preferito! Scusate! Salve! Stiamo cercando... Di mare. Sono predatori nati, potrebbero scattare in qualunque momento! Non mi sembrano scattosi! È quello che vogliono farci credere! Mettiti dietro a me e lascia che parli io! Scusatemi, siamo preoccupati per la nostra amica! Quello è un ristorante? Amico, non è un ristorante, la vostra amica sta bene. Davvero? È una clinica per pesci. Alicia Colò dice che sarà soccorsa, riabilitata e liberata. Entrerà e uscirà subito, noi lo sappiamo. Parassita nasale. Anemia. Ci hanno sistemati e rispediti a casa. Oh, grazie al cielo. Certo, stai tranquillo, non hai nulla di cui... Giara, spegni la mia, Giara, la sveglia, non devi far via! Via, 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 via! Non hai nulla di cui preoccuparti. Quel posto è il parco oceanografico, il gioiello di Morro Bay in California. Aveva ragione. Dory sa fare altro a parte dimenticare. Grazie, Nemo. Ti ringrazio davvero. Come facciamo a entrare? Un momento. Volete entrare nel parco? Disperatamente. La nostra amica è là dentro, sola, spaventata. Non saprà che cosa fare. Oh, noi conosciamo un modo. Davvero? Che fanno? Non lo so, mi sembra preoccupante. Siamo arrivati? Hank, sono felice di averti incontrato. Sembra quasi il destino. Per la milionesima volta, il destino non c'entra. Oh, oh, l'ho detto prima, destino, mi dispiace. È che sono agitata, sto per incontrare i miei genitori. Non li vedo da non so quanto tempo, perché sai, io soffro di perdita di memoria. Va bene, termine, basta parlare, non mi piace parlare, non mi piacciono le chiacchiere, le domande. Come stai? Sto bene, tu come stai? Anch'io sto bene, sai la novità? Nessuno sta bene. Io sto bene, tu come stai? Hank, guarda, una mappa. Shh. Il piano è che tu studi la mappa per trovare i tuoi genitori. Io me ne vado a Cleveland, capito? Capito. Qual era la prima parte?
come? Il polpo è scappato di nuovo. Wow, guarda un po' quanti padiglioni. Come si fa a visitarli tutti in un giorno? Ce n'è uno. Va bene. Di a tutti di tenere gli occhi aperti. Insomma, avremmo dovuto rilasciarlo nell'oceano oggi. Beh, è certo che non l'ho visto. Se lo stessi cercando, eccoti qua. Sbrigati. Ok. Ah, come c'è? Aria Bimbi. Aria Bimbi. No, niente bimbi. I bimbi strappano. Non voglio perdere un altro tentacolo. Hai perso un tentacolo? Beh, allora non sei un ottopode, sei un settepode. Perdo la memoria, ma so contare. Sbrigati. Ok. Viaggionegli. Guarda, conchiglie. Guarda, conchiglie. Papà, una conchiglia per te. Ma bravissima, Dori. Ne hai trovata un'altra? Davvero? Oh, sì, davvero. Sei brava in questa cosa, Dori. Guarda, conchiglie. Ehi, io abito lì. Sì, infatti è così. Mi piacciono le conchiglie. Molto bene, tesoro. Potresti trovare un'altra conchiglia. A me piacciono quelle viola. Va bene. Mamma. Conchiglia viola, conchiglia viola! La mia casa aveva una conchiglia viola! E allora, mettete le vasche, hanno conchiglie viola! No, 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 non hai capito! Adesso me la ricordo! Le piacevano quelle viola e aveva una bella risata e mio papà era molto... Spemolato, ci farai catturare! Credi ancora al destino? Addio ai miei genitori! Zitta! Centrale, sono Carol. Forse ho trovato quel polpo. Passo. Vedi che hai fatto? Cosa? Non poteva andare peggio. Destiny. Destiny? Ecco. Sensazione, dovremmo entrare nel secchio. No, ferma. Sul secchio c'è scritto destino ed è... Dobbiamo entrare in quel secchio. Io non entro in quel secchio. Ecco che è in quel secchio. Ciao. Oh. Ehi, gente, sto cercando i miei genitori. Buona idea, facciamoci morto. Oh. Oh, scusate, devo battere gli occhi. Come fate a tenerli aperti così a lungo? Ehi, gente. Aspetta un secondo. Il prossimo ospite è qui da molto molto tempo. È uno squalo balena e si chiama Destiny. Destiny? Davvero? Potrete notare che è estremamente miope e ha difficoltà ad aggirarsi nel suo ambiente. Oh, eccola che arriva. Destiny? Sei un pesce? Aspetta, che cosa... Ciao, come va? Vuoi aiutarmi? D'accordo, ti seguo. Scusami. Chi è? È quella macchia blu che parla? Mi aiuti, ho perso i miei genitori. Hai perso i tuoi genitori? È una lunga storia e a dire il vero non ne ricordo un granché. Oh, che cosa triste, povera figlia. Scusa, non nuoto molto bene. Non ci vedo un granché. Io trovo che nuoti benissimo, anzi, non ho mai visto un pesce nuotare così. Grazie. Non c'è di che. Aspetta, dillo di nuovo. Non c'è di che. Dori? Sì. Dori? Sì. Dori? Sì. Oh, Dori! Sì. Io e te eravamo amiche! No! Dori, sono io, Destiny! Mi conosci? Certo, da piccola ci parlavamo attraverso le condotte. Amica di condotta! Davvero? Oh, sei così carina! Tu sai da dove vengo? Sì, tu vieni dal padiglione alto mare. Dal padiglione alto mare? Allora sono lì i miei genitori. Dobbiamo andare, mi ci puoi portare? È complicato per una balena spostarsi qui. Potete abbassare la voce, per favore? Mi duole la testa. Chi è quello? Il mio vicino, Bailey. È qui per un trauma alla testa. So che parli di me, Destiny. È convinto di non poter usare il suo ecolocalizzatore, ma i dottori dicono qui. Che non ha niente. Sento tutto quello che stai dicendo di me. Un ecolocalizzatore? Beh, la testa di Bailey dovrebbe emettere un suono e l'eco lo aiuta a individuare oggetti molto distanti. Oh, ma a quanto pare lui deve ancora guarire. Ora lo so che parli di me. Davvero non riesco a ecolocalizzare. Non ho battuto la testa molto violentemente là fuori. Guarda quanto è gonfia. La tua testa deve essere grossa, sei un beluga. Ecolocalizzatore. Oh, tipo gli occhiali più potenti del mondo? Che cosa? Che sono gli occhiali? È come fare e poi vedi delle cose. Perché lo so questo? Oh, interessante. Eccoti qua.
qua. Senti un po', io e te siamo pari. Ti ho portato alla mamma. Ora dammi la targhetta. Aspetta, aspetta, no. So dove sono i miei genitori. Sono nel... come si chiama? Vecchio altare. Aldeare. Alto mare. Alto mare! L'alto mare? Io so dov'è. È il padiglione situato accanto a... Me ne infischio. Calma. Se vuoi raggiungere il padiglione dell'alto mare, passa dalle condotte. Le condotte, bene! Dalle condotte? Sì, due volte a sinistra, dritto e sei arrivata. Oh, sono un sacco di indicazioni. Tu hai capito, Hank? Hai capito tutto? Ah, sì. Bene, andiamo. Io non vengo con te. Non ci passo. Devi andare da sola. Ecco, io non... Vedi, non posso perché io non sono brava con le indicazioni. Peccato, ma un patto è un patto. Vuoi trovare i tuoi genitori e il modo per raggiungerli. La targhetta. Ma io non posso andare da sola, mi scorderò dove sto andando. Non mi riguarda, targhetta. Ma non posso passare da lì. Mi dispiace, non c'è altro modo. Non c'è altro modo. Non c'è altro modo. Tu dai, non ti agitare. Tranquilla, sai, nella vita non tutto è facile da fare. Non è vero, Charlie? Tua madre ha ragione. Quando qualcosa è troppo difficile, devi rinunciare e basta. Charlie! Scherzo, sto scherzando. È uno scherzo. Attenzione, buon lavoro. Visto, Sepiolina? C'è sempre un altro modo. Grazie, papà. Grazie, papà. No, papà ha detto che c'è sempre un altro modo. Cosa? Non c'è un altro modo! Alto mare? Alto mare? Alto mare? Alto mare? Sono quasi sicura che sia quella di Vince laggiù. Quello un po' sfocato e tondeggiante. Come la testa di Bailey. C'è sempre un altro modo, c'è sempre... Ecco. Ragazzi, seguitemi. So come raggiungere l'altro affare. Alto mare. Esatto. Ragazzi, ragazzi, io sapete che non posso nuotare fin laggiù, vero? Non vedo come questo potrebbe farci entrare nel faro. Si può sapere chi fa? La stiamo chiamando, ovviamente. La state chiamando. Chiamando chi? Ragazzi, lei è Betty. Volare? No, aggiornamento. Sentite, ringraziate la multa. Insomma, voi due siete stati gentilissimi, davvero. Ma non c'è un modo per entrare che preveda, che so, nuotare. Perché è quello il nostro punto forte. Senti, la vostra amica si troverà in quarantena. È lì che portano i pesci volati. E il solo e unico modo per entrare in quel posto è Becky. Ciao, Becky. Ai, smettila. Chiamiamola Becky perché mi sta beccando. Mi sa che le piace, papà. Becky, tesoro, questi due simpatici pesci devono entrare nella quarantena. Rebecca, sei libera oggi, tesoro? Becky, è compatibile con i tuoi impegni? Ai, non capisce quello che dico. Devi solo stabilire un imprinting con lei. Imprinting? Imprinting. Fissa uno dei suoi occhi e di... Urru! E lei sarà sincronizzata con te. Ora, fissala in un occhio. Sì. Nemo, penso che dovremmo escogitare un altro piano. Uno che preveda di restare in acqua e qualcuno sano di mente. Perché questo pennuto è quello sbagliato. Ma certo, papà. Intanto Dory si scorderà di noi. L'hai detto tu, le riesce benissimo. Va bene. Ok, fissala in un occhio. Quale occhio? Scegliene uno e basta. Becky? Urru! Urru, Becky! Ok, davvero fantastico. Come dovrebbe fare Becky a portarci là? Ah, sì, me l'ero quasi dimenticato. Gerard! Sì, Gerald. Vieni, figliolo. Avanti, Gerald. Dacci il tuo secchiello e potrai salire sulla scogliera. Sì, Gerald. Te lo promettiamo. Sì, così. Approvinguati, forza. Avanti, ce la puoi fare. Così, bravo. Attento a non graffiarti il sedere. Grazie. Grazie mille. Benvenuto al tuo soggiorno su questo scoglio. Comodo, vero? Tempo scaduto! No, follia! Perché mi lascio sempre convincere a fare scelte assurde? Buona fortuna! Va bene, quando te lo dico tu devi... Devo dare il segnale con il grosso spazio. Al mio via. Non ancora. Adesso? No, Destiny deve dare il segnale. Sai una cosa? Non capisco perché tu stia facendo questo. Se vuoi dire. È una gran fatica solo per trovare altri pesci.
Se io perdessi la memoria come te, me ne andrei a zonzo nel blu. Io no, invece, io rivoglio alla mia famiglia. Io no, non voglio preoccuparmi di nessuno. Sei fortunata, niente ricordi, niente problemi. Ah, niente ricordi, niente problemi. Non ancora, non ancora. Non mi dire quando non è il momento, dimmi quando è il momento. Ok, ci siamo. Ci siamo, aspetta, un attimo. Ok, al mio tre. Non contare, di solo. Ora, ora, vai. Wow. È il segnale! Vai, 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 è il segnale! Ora ricorda, Destiny ha detto di seguire i cartelli per il padiglione Alto Mare. Uh-huh. Io non vedo niente, devi individuarli tu. Ricevuto, segui i cartelli per l'Alto Mare. Lo ripeto, così funziona. Segui i cartelli per l'Alto Mare, segui i cartelli per l'Alto Mare. A destra! Segui i cartelli per l'Alto Mare, segui i cartelli per l'Alto Mare, segui i cartelli per l'Alto Mare. Sinistra! E stiamo alla larga della gente, soprattutto dai bambini. Non voglio che mi tocchino. Non mi confondere. Oh, povera piccola, te lo prendo io. Ecco qua. Oh, mamma mia, hai visto? Dove andiamo? Da che parte? Oh, scusa. Ok, stavo cercando. Rurru, Becky, facci scendere dove vuoi, va bene così? Aspetta, papà, sta cercando un posto dove atterrare. È confusa, Nemo. Non sa da che parte guardare. Aspetta, Becky, che stai facendo? Allora, stavo andando da qualche parte, la domanda è dove? Da che parte? Non vedi il cartello? Sto cercando qualcosa di alto che mi portate i miei genitori. I miei genitori? Gli occhiali più potenti del mondo. Lo riconosco? Perché lo riconosco? È un ricordo. Andiamo da quella parte, a sinistra, vai, vai, vai! Sentirti. Va bene. Nuovo piano. Avviciniamoci a Becky così che possa sentirci. Non dovremmo muovere il secchiello. Nemo. Senza di me, Becky è perduta. Papà, credi in lei. Credere in lei? Così che possa dimenticarsi di noi. Io credo in Becky. Tu credi in Becky? Si sta mangiando un bicchiere. Becky! Becky? Almeno non siamo più bloccati nel secchiello. Ma neanche sulla quarantena. Inizia l'esposizione dei lincioli di Londra. Oh, grazie, Giacomo. Ehi, chi vuole imparare tutto sulle Londre? Cerca gli occhiali più potenti del mondo, cerca gli occhiali più potenti del mondo. Le Londre! È una grande festa di coccole. Una festa di coccole, ci sto! Dove siamo? Siamo vicini all'Alto Mare? Ah, sì, credo, non lo so. Ma ho visto l'altro cartello così. Quale cartello? Gli occhiali più potenti del mondo. Che cosa? Di che parli? Perché dovremmo seguire quel cartello? Beh, perché me lo ricordo. No, non era questo il piano. Va bene, ora basta. Hai sprecato il mio tempo. Aspetta, no. Il camion parte all'alba, io non voglio perderlo. Quindi dammi la targhetta. No, mi ricordo quel cartello. E allora? Allora ricordo sempre più cose e sento che la memoria migliora. Penso che dovremmo... No, la tua memoria non funziona, non riesci a ricordare niente. Probabilmente per questo che hai perso i tuoi genitori. Oh. Va bene, senti, non scaldiamoci troppo. Dammi la targhetta e... Sai una cosa? Per uno che ha tre cuori, tu non sei molto carino. Tre cuori? Ma che cosa dici? Io non ho tre cuori. Sì che li hai. Non li ho. Li hai. No! Sì! Non dirlo più! Fatto interessante. Un octopus ha tre cuori. Due spingono il sangue alle braccia. Uno spinge il sangue nel corpo. Uno con tre cuori non dovrebbe essere cattivo, ed è cattivo dire che ho perso quelli che amo. Non me li sono persi! Hank? Hank? Money. No, non Money, sto cercando Hank. Money. Hank, non Money, Hank. Money. Money. Oh, Money! Hank! Hank! Oh, il braccio! Hank! Dove sei? Hank! Ti puoi aiutare? Sto cercando... Aiutami, ho perso il mio amico Frank. No, scusa, non Frank. Sei nel mio posto! Ok, ottimo piano.
che non ricordo bene le cose. Oh, tesoro, tesoruccio mio, non c'è bisogno che tu chieda scusa. Sai che cosa devi fare? Solo nuotare. Sì. E scommetto che questo riuscirai a ricordarlo, perché adesso noi faremo... canteremo questa canzone. Zitto e nuota, nuota e nuota, zitto e nuota, nuota e nuota, e noi che si fa? La cantavamo tutti insieme, io credevo di essermela inventata. Quale canzone? Zitto e nuota! Dobbiamo pensare solo a nuotare. Che cosa? Scordatelo, dammi retta! È pericoloso spostarsi. No, tu arrendami. So che sei spaventato, ma non arrenderti. Seguimi. Capita a tutti, niente di cui vergognarsi. Hank? Oh, Hank, eccoti qua. Wow, hai tirati fuori da lì. Ah, l'ho fatto. Ci ha tirati fuori da lì? Beh, sei tu che ci hai fatto finire lì. Ma se non l'avessi fatto, dubito che saremmo arrivati qui. Ecolocazione. Ecolocazione. Gli occhiali più potenti del mondo! L'abbiamo trovato! No, 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 tu hai trovato quello. Benvenuti all'Alto Mare. Casa. Papà, smettila, non torna indietro. Potrebbe. Papà, l'hai fatta sentire un incapace. Non stai parlando di Becky, vero? Dory mi manca. Anche a me. La verità è che sono molto preoccupato per lei. È lei che dovrebbe esserlo per noi. Lei avrebbe sicuramente un'idea di che cosa fare se fosse qui. Non so proprio come ci riesca. Non lo sa neanche lei, papà. Lo fa e basta. Beh, allora non ci resta che pensare. Che farebbe Dory? Che farebbe Dory? Già, che farebbe Dory? Lei studierebbe la situazione e poi valuterebbe e poi analizzerebbe le alternative. Papà, questo è che farebbe Marlin. Giusto, è quello che farei io. Lei non ci penserebbe due volte. Lei guarderebbe la prima cosa che vede e... Siamo felici di vederti. Felici di vedermi? Io sono felice di vedervi. Sono anni che non parlo con qualcuno. Anni? Ah, purtroppo non possiamo restare a lungo, dobbiamo andare per... Perché vorreste andarvene? Siete appena arrivati. Restate ancora un po', raccontatemi tutto di voi. Mi piacerebbe, ma io e mio figlio dobbiamo raggiungere la quarantena. Bella cosa avere un figlio. Sì, io non ho famiglia, sono uscito con una capasanta per un po'. È interessante. Ma le capesante hanno gli occhi e lei voleva qualcos'altro. Scherzo, non sul fatto che abbiano gli occhi. Li hanno e ti scrutano l'anima e ti spacciano il cuore. Ah, Sally, perché? Perché? Ora che farebbe Dory? Venite ed esplorate con noi il misterioso mondo dell'alto mare. Ok, seguimi. C'hai un bicchiere? Allora io seguo te. Dio.
ci siamo. Ho un camion da prendere. Aspetta, aspetta. Ho una cosa per te. Targhetta. La targhetta, giusto? Lo sai? Credo che mi ricorderò di te. Ti scorderai di me in un battito di cuore. Di tre cuori. Per me sarà dura dimenticarti. I miei genitori sono proprio laggiù. Stai bene? Sono pronta. Sì. Credo di sì. Oh. Wow. Dove saranno? Un secondo, dove saranno? Ok, ok. Preferisce quelle viola. Genitori, li ho persi io. È stata colpa mia. Dov'è la targhetta? Eh? La targhetta, non ce l'hai? È per quello che non sei in quarantena? Quarantena? Sì, è lì che portano i pesci chirurgo. Non è vero, Bill? Sì, i pesci chirurgo avranno una vasca tutta loro a Cleveland. Il camion che li porta parte domattina. Sarà meglio laggiù. Che cosa? No, no, i miei genitori sono in quarantena. Li porteranno a Cleveland, ma io sono appena arrivata. Devo raggiungerli, non sanno che sono qui. Tranquilla, è facile raggiungere la quarantena. Ti basta passare dalle condotte. Oh, non posso farlo. Perché no? Mi scorderò dove andare. Non posso stare in un posto dove non c'è nessuno che mi aiuti. Beh, allora sei bloccata qui, eh? Non sei di aiuto, Billy. Entra pure lì se vuoi, andrà tutto bene. Oh, mamma mia. Mi puoi dire come arrivarci? Attraverso le condotte? Certo, tesoro. Due svolte a sinistra e una a destra. Semplice. Ok.
sinistra, una destra. Ce la posso fare. Due a sinistra, una destra, ok? Non te lo scordare. Due a sinistra, una destra. 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 Accidenti. Sinistra e destra. Aspetta, c'è soltanto a sinistra. Oh no, sta succedendo. Va bene, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Da che parte? Dove sto andando? Non me lo ricordo. Ok, ok, mi sono persa, sto scordando tutto. Resterò intrappolata per sempre nelle condotte. Le condotte! Le amiche di condotta! Amica di condotta! E... nuota, nuota, nuota. Già, non sono convinta. Fidati, non ti farò andare a sbattere, puro. Oh, ma è inutile, non imparerò mai ad andare in giro. È meglio che tu lo faccia, se non riesci a farlo qui non ci riuscirai mai nell'oceano. Concentrati, puro. Destiny! Dove sei? Nelle condotte, i miei genitori sono in quarantena. Tieni duro, Dori. Vedi, usa l'ecolocalizzazione. Lo sai che è qua. Smettila e prova a fare come diceva Dori, d'accordo? Ma non ci riesco. Non deludermi, Bailey. Forza, Bailey, che cosa mi hai appena detto, eh? Concentrati. Mi sento stupido. Bailey. Cosa? Qui. Siamo qui. Ragazze. Ragazze. Che c'è? Che cosa c'è? Ricevo qualcosa. Ci siamo. Sì. Vedo una quarantena. È una cosa incredibile. Vedo tutto e vedo anche te. Riesce a vederti. La mia vita è un arcobaleno, tu mi vedi? Giusto, non è così che funziona. Bailey. Ok, di Adori di andare a sinistra. Dice di andare a sinistra. Sinistra. Dritto. Dritto. A destra. A destra. A destra. Ho le vertigini. Aspetta. Che c'è? Dicevo qualcos'altro. Aspetta, fammi zoomare indietro. Per Nettuno, Dori non è da solo. Che c'è? Che cosa c'è? Non lo distingo, ma le va addosso. No, no. Dori, nuota. Dall'altra parte. Cioè dove? A destra! A destra! No, la mia destra! Oh no, gli sta andando addosso! No, Dori, nell'altro senso! Prova, Dori! Stai venendo dritta verso di noi! Cosa? Vuoi che vada dritta? No, non è dritta! Non posso guardare! Dori! Guardi, finalmente! Stai bene! La sta divorando! La sta mangiando viva! Stai bene! Mi avete trovata? Come avete fatto? C'era una conchiglia stramba, non la finiva di parlare. Ci siamo allontanati e siamo entrati in queste condotte e abbiamo iniziato a cercare. Mi piace, Dori! Ok, che cos'è? Un momento, devo rispondere. Tranquillo, perché ti dispiace? Come? Stai bene? Sì, ho provato, non mi amavo. Papà, hai sentito? Dori parla davvero il balenese. Ho sentito. E mi ha fatto venire in mente dei brutti ricordi, perciò usciamo da qui. Io dico di andare di qua. Seguitemi, torniamo a casa. Aspetta, aspetta. I miei genitori sono qui. Davvero? Li hai ritrovati? Beh, non esattamente. No, insomma, non ancora, ma so dove si trovano. E ancora non so esattamente come arrivarci, però so che, beh, mi stanno aiutando. In quarantena? In quarantena, esatto. Oh, io ho conosciuto un colpo con sette braccia, super scorbutico, ma tenerissimo, e lui mi ha portato al padiglione. Il padiglione. Dori. Credi che i miei genitori vorranno vedermi? Cosa? Perché non dovrebbero? Perché... li ho smarriti. Dori, i tuoi genitori saranno contentissimi di vederti. Avranno sentito tantissimo la tua mancanza. Davvero? Dori, sai come ti abbiamo trovata? C'entra forse una conchiglia o... No. No, un'ostrica. No. Un mollusco? No. Qualcosa no. Che non so? Aspetta. Eravamo in grande difficoltà, finché Nemo ha pensato. Che farebbe Dori? Perché mi dici questo? Perché da quando ti ho conosciuto tu mi hai insegnato a fare cose che non mi sarei mai immaginato di fare. Cose pazzesche. A battere in astuzia gli squali, a saltare sulle meduse e anche a ritrovare mio figlio. Tutto questo l'hai reso possibile tu. Davvero? Non sapevo che tu lo pensassi. O forse l'ho dimenticato. No, non l'hai dimenticato. Non te l'avevo mai detto. E mi dispiace di non averlo fatto. Ma Dori, grazie a ciò che tu sei, stai per ritrovare i tuoi genitori.
E quando lo farai, tu sarai a casa. Papà, significa che dobbiamo dire addio a Dory? Sì, Nemo, dobbiamo.
persi tutti. Non c'è più niente da fare. Accidenti, non posso dimenticare. Cosa ho dimenticato? Qualcosa. Qualcosa di importante. Che cos'era? Che cosa? Sta svanendo. Svanisce, svanisce. Perché l'unica cosa che so fare è dimenticare. Io dimentico e basta. È quello che faccio meglio. È quello che faccio. Che cosa faccio? Che cosa faccio? Che cosa faccio? Che cosa faccio? Che cosa farebbe Tori? Mi guarderei attorno e laggiù c'è solo acqua e qua giù un sacco di alghe. Le alghe sono meglio, va bene. Va bene. Adesso cosa? Un sacco di alghe, tutto uguale. Tutto uguale qui intorno a sé, no? Per quella roccia laggiù. Ed è la sabbia, da questa parte. Mi piace la sabbia, è sguisciosa. Ciao, io sono... Oh, siete voi? Davvero voi? Mamma, sei proprio tu? Sì, sono io. E papà, ci sei anche tu? Oh, io sono Signorina. Mi dispiace tanto. Tesoro, oh, tesoro, no, Signorina. So di avere un problema, so di essere... Ho passato tutto questo tempo a cercare di correggermi e non ci riesco. Ci provo, ma i miei pensieri lasciano la mia testa e le idee cambiano. E mi sono dimenticata Tori, di voi. Dori, non azzardarti a essere dispiaciuta. Guarda che cosa hai fatto. Cosa? Tu ci hai trovati. Esatto, ci hai trovati. Tesoro, perché credi che siamo rimasti qui per tutto questo tempo? Perché eravamo convinti che un giorno tu ci avresti ritrovati. Esatto. Ma io pensavo che non ci foste più. Come siamo andati nella quarantena per cercarti, ma tu non eri lì. E sapevamo che dovevi essere uscita attraverso le condotte. Le condotte. Esatto, tesoro. Sì. E l'abbiamo fatto anche noi. E da allora siamo rimasti in questo posto ad aspettarti. Perché pensavamo che tu potessi tornare. Così tutti i giorni usciamo e mettiamo delle... conchiglie. E tu ci hai trovati. Oh, tesoro, ci hai trovati. E sai perché ci hai trovati? Perché ti sei ricordata. Oh, ti sei ricordata in quell'incredibile modo che hai tu di fare le cose. L'ho fatto. Tutto da sola. Oh, tesoro, davvero? Sei rimasta da sola per tutto questo tempo? La mia povera piccola. Oh, non sono stata tutta sola. Marlin e Nemo! Avete visto dove è andata Dory? Sul serio? Tutti questi occhi e tutti a fare niente? Oh, Ezio. Mico, se ci puoi aiutare, cerchiamo... Io aiutare voi, Ezio. Papà, guarda, è Dory! Oh, grazie a
dal cielo. Visto Nemo? Sapevo che avrebbe trovato un modo... Cosa? Ehi, dov'è Dory? È con te? Mi spiace. Volevo afferrarla, ma non ce l'ho fatta. E l'ho persa. Come? Va bene, mettiamoci in viaggio. No! E poi la balena ci ha ingoiati, anche se io parlo balenese. Una balena? Meno male che non l'ho vista. In realtà, Marlin non crede che io parli balenese, ma finisce sempre per fidarsi di me. Questo Marlin mi piace proprio. Sì, e poi abbiamo trovato Nemo. O è stato lui a trovare me, non lo so. Però Nemo è dolcissimo, lui non mi abbandona mai. E comunque, ah, cosa faranno Dory? Beh, okay. Dovremo ringraziare Nemo e Marlin quando li incontreremo. Ah. Aspetta, aspetta, conosco questo posto. Salve. Io sono Licia Colombo. Lassù! Perché non mi invia? Il parco oceanografico! Ma tu sei nata lì! Dory, sono lì, tu eri. Sì, loro erano bloccati dentro qualcosa che stava andando da qualche parte. Un camion! Sono nel camion. Vuol dire che potrei non vederli mai più. No, 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 no. Cosa farebbe, Dory? Cosa farebbe, ah, Dory? So che sono tuoi cari amici, ma un camion è un'impresa veramente ardua. Sì, tua madre ha ragione. Vi prego, so solo che mi mancano, mi mancano davvero, davvero molto. Questo l'ho già detto prima. Dory. Mamma, Marlin e Nemo sono più che cari amici. Loro sono di famiglia. E io devo liberarli. Quando mi hanno trovata è stata una fatalità. Capisci che intendo? Ho anche un'altra parola per fatalità, tipo... Destino. Oh, destino? Dory. Giorno destino. Dory, shh, shh. È Dory, è successo qualcosa. L'ho trovata anche appena fuori dal parco. Dobbiamo saltare. Non c'è tempo per discutere. Destini. Dory, intanto con i tuoi amici se ne sta andando. No, 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 è un guaio. Che facciamo? Destini. Andiamo. Sì. Uno. Sì. Due. Non posso farlo, non ce la farò mai. Destini. Ricordi, io ho gli occhiali più potenti del mondo. Hai gli occhiali più potenti del mondo? Io sarò i tuoi occhi. Sarai anche i miei occhi. Ma i muri? Non ci sono muri nell'oceano. Niente muri. È il tuo destino, Destiny. Perché non l'hai detto subito? No, Destiny, aspetta, no. Quello è un muro. Muro! Lei è la mia amica di condotta. Destiny, di ciao. Dory, queste macchioline blu sono i tuoi genitori. Ti assomigliano. Salve, io sono Bailey, signora Dory, signor Dory. Prego, chiamami. Va bene, andiamo. Dobbiamo fermare quel camion. Allora, quale camion? Rapporto situazione. Oh, il figlio fantastico dono. Trovato. Si mette nell'autostrada e si dirige a sud. Presto. Fermiamo quel camion. Questa la voglio proprio vedere. Sì, sì, anch'io. Ragazzi, sarà un vero spettacolo. Ma che, Gerald, ti ha dato di volta il cervello. Non farci l'abitudine, Gerald. Che faccia tosta. Meglio, ho dimenticato tutto. Aggiornami. Sì, signora. I tuoi amici sono ancora sul camion. Sono diretti a nord, verso il ponte. Guarda, c'è un branco di simpatiche lontre laggiù. Ne voglio una. Ai! Ah! Ai, Bailey! Oh, vedo il camion, è lassù. Non vedo come possiamo raggiungerlo. Oh, se ci fosse un modo per fermare il traffico. Fermare il traffico. Devono fermarsi tutti a guardare le cose che piacciono, che sono carine. Che sono carine. Ok, ci sono. Cosa? Che cosa? Prima che me lo scordi, Destiny, quando il camion raggiunge il ponte, tu lanciami lassù. Ricevuto. Voi altri, seguitemi. Tutti gli altri, restate qui. Oh, Dory, tesoro, non puoi lasciarci di tua nuovo. Tua madre ha ragione, devi stare con noi. Tesoro, che accadrebbe se, insomma, se tu ti allontanassi, se ti dovessi confondere e finissi mamma, per distrarti? E che accadrebbe se... Se mi perdessi di nuovo? Sì. Mamma, papà, andrà tutto bene perché... So che se anche mi dimenticassi, sono capace di ritrovarli. Ok, un po' più a sinistra. Torna indietro un pochino. Ok, ci sei. Vai! No, parla. Hey. Ok, adesso fallo, fallo! E ora la tua idea? Ok, quale idea? Ah! Va bene. Che faccio? Dori, che farebbe? Forza, auto, tanti auto. Le lontre davanti alle auto. Le auto si devono fermare. Traffico fermo. Tripudio di coccole. Guardali. Che succede, papà? Non so come. Non capisco in che modo, ma credo che abbia qualcosa a che fare con lui.
bisogno d'acqua. Sei impazzita, come sei arrivata qui? Dory! Pensavo di non rivederti più. Oh, anch'io. Ma nonostante i miei sforzi non sono riuscita a dimenticarti. Sentivo la mancanza del resto della mia famiglia. Siamo una famiglia? Lo sai quello che si prova? Sì, lo so quello che si prova. Ehi, andiamo! Giù dal camion, quelli non sono i vostri amici, via! Oh no, addio al trasporto! Portami in acqua! Dory, il traffico sta ripartendo! Aspettate, ci penso io! Uru! Uru! Becky, Becky, torna qui! Ci serve il tuo aiuto, Becky! Dory, seguimi! No, no, aspetta! Non abbiamo Dory! No, no, Becky, aspetta, dobbiamo tornare indietro, Becky! Indietro, indietro, Becky! Lulu! Lulu, Lulu! Non ci facciare! Dov'è Dory? Voi chi siete? Jenny? Marley? Charlie? Nemo? Grazie, Dory! È ancora sul camion! Becky! Vai a prendere Dory! Allora questo è l'addio. No. Come sarebbe no? Tu non vai a Cleveland. Tu vieni nell'oceano con me. Che rovini, li hai programmi. Stammi a sentire. Io ho un solo obiettivo nella vita. No, uno, tu vedrai... stai a sentire me. Cos'hanno di bello i programmi? Io non ne ho mai fatti. Volevo perdere i miei genitori? No. Volevo forse trovare Marlin? No. Volevamo incontrarci io e te? Aspetta, volevamo? Hai quasi finito. Non credo che volessimo. Le cose più belle capitano per caso, perché la vita è questa. Tu che stai insieme a me, nell'oceano, e non dentro una stupida scatola di vetro. Posso dire una cosa? Non ho finito. Una mia amica, il suo nome è Alicia, una volta mi ha detto che servono solo 3 semplici passi. Soccorso, riabilitazione e... un'altra cosa. Liberazione! Esatto! Che cosa ne dici? Liberazione! 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 Stavo per dire, d'accordo. Non buono. No, che succede, Charlie? Sì, afferrate la mia pinna. Cercano di aprire il portellone. È chiuso dall'esterno. Forza, Dory, ce la puoi fare. Destiny. No, aspettate. Dory. Vai lì, dove sono diretti. Mi sto perdendo. Non c'è modo di uscire da qui. Ma deve esserci, c'è sempre un modo. Non c'è, Dory, dammi retta. Stavolta non c'è un altro modo. Che mi dici di quella? Colpo di mille trote, c'è un altro modo. Ho un respiro. Liberazione, liberazione, Giro! Barca voyageano! Destra! Eccidi!
se si raduna. Che vuol dire? Che farei? Ed, sto per chiederti una cosa folle. A me folle sta bene. D'accordo, Ed. Non c'è scampo, è finita, tranne nella prigione per pesci. Aspetta. Oh no. Tutti indietro. Stanno arrivando. Passage trees of green. Red roses too. I see them blue. Torniamo a casa a strofinarci sull'anemone. Tu vieni, Dori? Io? Oh, pensavo di andare al salto nel blu. Ah, ok. Che cosa? Il salto nel blu? No! Credi che sia una buona idea? Sì, pensavo di andare a godermi il panorama. Ciao, ciao! Il panorama? Allora buon divertimento! Tutta da sola. Attenta a non perderti. Ciao, Dori. Che hai? Sembri preoccupato. No, sto benissimo. È la mia espressione. Che c'è? Beh, che... Ce l'hai fatta. Evviva! Ce l'hai fatta, Settiolina! Sì! Fare cosa? Tesoro, hai seguito la fila di conchiglie fino ad arrivare a casa. Oh, ci picchia davvero? Tutta da sola? Sì. Sai che significa, tesoro? Significa che puoi fare tutto quello che ti viene in mente di fare. Vero? Mamma, posso giocare con loro? Sì, certamente. Corri pure da loro, signorina. Sì, ce l'ho fatta. You
tua. Unforgettable.
Spero. Voilà. Va bene, gang. Ottimo lavoro. Guarda, Flo, ce l'abbiamo fatta. Da adesso in avanti non avremo più problemi. Nessun rispetto per la vita marina. E adesso?